Mirari è letteralmente l'infinito del verbo latino mirror, quindi meravigliarsi, stupirsi, che racchiude un po' tutto il significato del libro. Quindi meravigliarsi di un qualcosa, di un territorio. E Mirari è la storia di Giulia. Giulia è una ragazza romana e orfana dei genitori, una studentessa universitaria che un giorno sale su un treno, su un intercity, diretta verso il Cilento, che è un territorio che lei ricorda dall'infanzia, un luogo lontano della sua infanzia, di cui ha ben pochi ricordi, che durante il tragitto riaffioreranno lentamente dentro di lei. E nel treno, nel suo vagone, nella sua carrozza incontrerà altri 5 passeggeri. C'è Paolo, che è un giovane medico siciliano che come lei abita a Roma e che da subito, dal primo momento, mostra simpatia nei suoi confronti. C'è poi Giovanni, che è un imprenditore agricolo del Cilento, che è innamorato del suo lavoro e della propria terra, quindi ama il Cilento. E c'è Francesco, che è un ingegnere toscano che per lavoro gira i cantieri di tutta Italia, in questo momento sta lavorando a Sapri. Accanto a lui siede invece Maria, che è una cuoca di Sapri. Anche lei ama come Giovanni il proprio territorio e non riesce ad allontanarsi, nonostante le numerose possibilità lavorative, lei fa di tutto per rimanere. Poi il sesto passeggero è un burbero anziano che rimane tutto il tempo in disparte e misterioso fino alla fine. E durante le varie soste noi seguiremo Giulia nel suo approcciarsi agli altri passeggeri. Inizierà subito, si creerà fra loro una sorta di affinità elettiva. Quindi si comprenderanno dal primo momento, nascerà questa amicizia inaspettata, questa sorta di simpatia reciproca, che ovviamente dovrà terminare con la fine del viaggio. Ciascuno di loro parlerà di sé, delle proprie vicende, di tutto ciò che lo riguarda, finché poi Giulia scende alla propria fermata ma il destino ha in serbo altro, ha deciso di far rincontrare tutti quanti loro. Mirari è nato dai tanti viaggi in treno, dalle persone che condividono con ciascuno di noi il vagone ferroviario, la cabina di un treno. A ciascuno di noi sarà capitato 1000 volte di domandarsi quale possa essere il nome del nostro vicino, del nostro compagno di viaggio, e la sua storia, il suo passato. Poche volte sarà capitato di scambiare con lui poche parole e dentro di noi abbiamo sempre nutrito però il desiderio di approfondire, di chiacchierare, e a volte questo è capitato. E se questa sintonia sfociasse all'interno di un vagone fra tante persone, da questa domanda è partito tutto. E con la consapevolezza però che tutto rimane lì, e invece poi quelle persone resteranno nella nostra vita per qualche strano motivo. Il paesaggio diviene sempre più protagonista. E infatti, dalle fermate, da Paestum in poi, le fermate, il treno sembra voglia rallentare e quindi mostra questi paesaggi meravigliosi che colpiscono Giulia. Anche questo è un po' collegato anche al titolo. Quindi questo senso di meraviglia, di rapimento, quasi di sensazione di viscerale legame, perché in realtà quello è il territorio da cui lei proviene. E quindi pian piano, già dal finestrino, comincerà a farsi spazio dentro Giulia, dentro di noi, e poi diventerà assoluto protagonista quando Giulia scenderà dal treno. Allora, sono stata sempre una lettrice onnivora, quindi dalla formazione classica, quindi dallo studio dei classici e gli studi liceali, quindi comunque mi sono formata innanzitutto sugli studi sui latini, sui greci, sugli umanisti, sulla letteratura italiana, sui francesi, i russi e poi personalmente ho studiato molto la letteratura della Mitteleuropa. Il mio sogno è continuare a scrivere sicuramente e scrivere anche di questo territorio. Il mio sogno è che il Cilento, la mia terra, la terra di Giulia,
e abbia sempre più spazio, sia sempre più conosciuto e spero che questo libro riesca in questo. Sicuramente una tematica importante è quella migratoria e lo spopolamento dei piccoli borghi, soprattutto quelli del sud Italia. In particolar modo io affronto lo spopolamento del Cilento. La necessità del lavoro, di trovare un lavoro, porta tante persone, giovani, meno giovani, ad allontanarsi dalla propria terra d'origine. E i miei personaggi affronteranno anche questa situazione e troveranno una soluzione in una maniera particolare. Altro argomento è il legame con le radici, col proprio territorio, che alla fine è il motivo per cui si rimane nel proprio territorio e quindi soprattutto il Cilento, che è una terra che offre bellezze naturalistiche, paesaggistiche, archeologiche, anche di arte parlo. E poi la casualità, ovvero gli incontri inaspettati, quelli che capitano a Giulia in un treno, e di come il destino possa porci dinanzi delle scelte, di quali possano essere le nostre scelte. Consiglio di leggere questo libro perché è un modo diverso di guardare il Cilento, guardarlo con occhi nuovi e potersi stupire, meravigliare, ecco il titolo, il richiamo al titolo di questo territorio e in maniera più estesa, come l'ho intesa io, potersi innamorare di questo territorio, per ciò che offre, per le sue bellezze paesaggistiche, archeologiche, enogastronomiche e per le possibilità, per le prospettive anche apparentemente nascoste che noi ancora non abbiamo visto.